L'area del dolore punta a migliorare la qualità di vita dei pazienti, alleviando le sofferenze grazie a numerose tecniche a disposizione dello specialista. Anche il dolore può essere considerata una vera e propria malattia che, se non curata, può causare sia danni fisici che psichici permanenti. Oggi quasi un italiano su due non conosce farmaci contro il dolore e due medici di famiglia su tre non prescrivono una visita in un centro specialistico. Inoltre il 65% dei pazienti non è a conoscenza che esiste una legge, la 38 del 2010, che garantisce l'accesso alle terapie per alleviare le sofferenze. Il dolore cronico è disabilitante. Le manifestazioni più comuni sono rappresentate dal mal di schiena, cefalea, cervicalgia, dolori correlati a degenerazione osteoartrosica, neuropatie. Si stima che in Regione Campania siano 600.000 le persone con dolore cronico che riportano una sintomatologia dolorosa da moderata a grave e 250.000 quelle che sviluppano un dolore oncologico localizzato o diffuso. Trattando il dolore cronico e quello oncologico con una terapia adeguata, consentiamo ai pazienti di non soffrire o soffrire di meno, migliorando la loro qualità di vita quotidiana. Centri dedicati alla terapia del dolore in una provincia vasta come quella di Salerno purtroppo ce ne sono ancora molto pochi. Presso l'ospedale di Sapri è nata una struttura di questo tipo. Se ne è parlato all'auditorium Carlo Pisacane del comune cilentano in un convegno dal titolo Il paziente con dolore, diagnosi e opzioni terapeutiche moderne, dal medico di base al terapista del dolore, presidenti Emilio Cianciola e Maurizio Pintore. Al tempo d'oggi esistono delle tecnologie che ci permettono di affrontare il dolore, soprattutto il dolore della colonna vertebrale, quindi sia della colonna cervicale, dorsale e soprattutto lombosacrale, in maniera mini-invasiva o più o meno invasiva. Sono delle metodiche, la maggior parte di esse sono percutanee, che ci consentono di ottenere dei risultati ottimali nella gestione del paziente. Tipo ad esempio nell'ernia del disco esistono delle metodiche percutanee che ci consentono di ridurre il volume dell'ernia o addirittura di togliere l'ernia per via percutanea, per via endoscopica. L'ASL di Salerno, anche in rispetto della legge 38, sta lavorando per strutturare i centri dedicati a queste metodologie di gestione del dolore cronico, oncologico e da patologia degenerativa. Per essere chiari, oggi la terapia del dolore moderna si avvale di una serie di metodiche che vengono definite mini-invasive, chirurgiche con la bassissima invasività, questo forse è il concetto principale, nei limiti del possibile gestire il paziente, dare qualità di vita al paziente ed evitare chirurgia spesso vertebrale, diciamo non indispensabile, sempre ovviamente in sinergia e con atteggiamento multidisciplinare con le altre specialità, si veda la neurochirurgia, l'ortopedia, la reumatologia, l'oncologia e tutte quelle discipline affini, sorelle che lavorano con la terapia del dolore. Attualmente lo sforzo è questo, nel dipartimento dell'area critica l'attuale direzione aziendale si sta sforzando col capo dipartimento e un pochino con il sottoscritto referente della rete di strutturare e avviare, dare una mano ai centri. Sa, per esempio, logisticamente è un paese a parte meraviglioso turisticamente, ma che specialmente durante il periodo estivo ha un'affluenza di utenza paurosa e quindi ha tutti i requisiti. Attualmente nell'ospedale di Sapri si sta, nella figura del dottore Cianciola, partendo con questa disciplina, bene, si sta lavorando. Dottore Chiumiento, che ruolo ha il medico nella terapia del dolore? È un ruolo che è legato sia alla professione del medico, perché lenire il dolore è sicuramente uno dei compiti più importanti della professione del medico. E sia legata oggi a un cambiamento culturale che c'è stato finalmente, per cui il dolore non è considerato più solamente un sintomo, ma è considerato una malattia e quindi come tale va curata, per cui tutti quei pazienti che purtroppo hanno patologie che si accompagnano a dolore cronico vanno trattati e oggi la tecnologia e la ricerca farmaceutica ci ha permesso di sviluppare una serie di trattamenti che sono sicuramente efficaci da questo punto di vista. Il dolore cronico rende inabile il paziente, lo costringe spesso a rimanere a casa. Le terapie messe in atto fino ad oggi, antidolorifiche ed antinfiammatorie, in molti casi danno scarsi risultati e spesso risultano dannose. Questa terapia del dottore Cianciola, questa terapia del dolore,
si occupa di, diciamo, di traguardi diversi, perché sembra che risulti molto efficiente, visto anche il numero delle persone che ne fanno sempre più richiesta e che vengono praticamente a prenotarsi per poter essere sottoposte a questa terapia. È diventato un fiore all'occhiello per l'ospedale di Sapri, perché sono circa 6 anni che il dottore Ciangiola l'ha messa in atto e i risultati sembrano eccellenti. All'ospedale di Sapri abbiamo un punto d'eccellenza e dobbiamo chiedere di promuoverlo ancora di più. A dirlo il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, presente all'evento. Credo che uno dei punti di contatto maggiore tra il paziente e la medicina è proprio quando abbiamo dei dolori. Parlo da profano, non da medico, però ci rivolgiamo ognuno di noi ai medici per cercare di risolvere un dolore, quindi avere una terapia del dolore che funziona nelle varie casistiche, e durante il convegno di oggi vengono affrontati per più punti, è sicuramente importante ai fini di dare il giusto servizio. Due credo che siano i maggiori punti di contatto: la prevenzione da una parte, la terapia del dolore dall'altra. E noi nella nostra struttura abbiamo un punto di eccellenza e in questo dobbiamo chiedere di promuoverla sempre di più, di aumentare questo servizio, di istituzionalizzarlo nel migliore dei modi, perché è il vero servizio che si dà ai tutti i cittadini anche da un punto di vista sanitario. Noi siamo abituati molte volte a lamentarci per le cose che non abbiamo, dobbiamo invece chiedere sempre di più per le cose che abbiamo, vantandole e cercando di assicurare i professionisti che continuamente, ogni giorno e con professionalità lavorano su queste problematiche, di dargli tutti gli strumenti possibili. Questo credo che sia un compito della politica, ma soprattutto della politica sanitaria. TV Medica è una realtà televisiva dedicata alla medicina e alla salute.